Chi vogliamo chiamare? Chiamiamo la donna più bella del mondo. E chi è? Chiamiamo Marilyn Monroe. Chi c'è? Ragazzi, siete voi? Ferma lì! Che cosa ci fai? Chi tu sei? Sono Marilyn. Ora chiamo i carabinieri e la levo io questa cosa di Marilyn. Ciao! Ah. Non possono né vedermi né sentirmi, solo tu puoi. Perché tu mi hai chiamata. Dice che io ho chiamato lei. Ma ci sta dando di lei? Siete ancora aperti, vero? No, vaffanculo, fuori, via. Tutta questa gelosia mi opprime. Ah, mi spieghi perché qua dentro entrano soltanto donne? L'hai chiamata la boutique del cannolo gioioso, è chiaro? Musalino passava i donne, sì o no? Pasquale! Ma è arrivando a Lampedusa, che l'ha venuto con comune. Vieni qui, certe decisioni le dobbiamo prendere io e la mamma. Perché fino a prova contraria, il babbo e sono io. Ciao, papà. Sono io, no? Ma sei stupido. Ah. Tu non credi ai fantasmi? Ma che fai? Il professore mi ha detto che siete tutte persone molto serie. Io c'ho a casa Marilyn Monroe. Ma volete sapere chi c'aveva in macchina? Sì! La grande Marilyn Monroe! È pericoloso? Abbastanza. Te a casa chi c'avevi? Adolf Hitler. Ti piace ancora la mamma, eh? Facciamola tornare. Bye, bye, baby. Remember your mind. C'era mica bisogno di bombardarci! E dunque io stanotte starei qui a parlare con Marilyn Monroe. Eccoci! No other girl.